Non so cosa posso dirvi, sinceramente. Non so come riuscirò ad articolare questo video, se riuscirò a metterci della logica, non lo so, dell'emotività, sicuramente. Siamo usciti dalla Champions League in una maniera inedita, nuova. Non c'eravamo mai riusciti, forse, in questa maniera. Ci mancava uscire dalla Champions dopo che l'abbiamo rimontata, dopo che l'abbiamo messa sui binari giusti, dopo che abbiamo giocato in Supercoppa d'America tutto il secondo tempo e tutti i supplementari, dove Cristiano Ronaldo è stato un fantasma e dove proprio lo stesso Ronaldo apre la barriera, allarga le gambe su una punizione che mi sento di dire che nemmeno c'è, e dove veniamo eliminati dalla Champions League in questo modo rocambolesco. Rocambolesco mi sembra un modo migliore per definire questa serata. C'è OneFootball in descrizione. Scaricate OneFootball per andare a leggere un po' di opinioni, per andare a leggere un po' di articoli, magari quello che spiega perché il Porto ha fatto 6 cambi, dato che nei minuti dei supplementari si può fare un cambio extra. Loro hanno approfittato al minuto 105 per cambiare Marega con Tony Martinez. Signori, io vi ha regalato un tempo, l'ennesima volta che regaliamo un tempo. Mi sembra di aver visto più partite stasera, non un'unica partita di calcio. Io sono distrutto emotivamente. Sono divorato dentro perché ero convintissimo di passare questa partita. Ero convintissimo di passare questa sera, vedendo anche tutto quello che era successo, vedendo troppe cose. Ci condanna terribilmente l'ingenuità di Bentancur dell'andata, ci condanna terribilmente l'ingenuità di Demiral questa sera. Ho visto una Juve che quando vuole può essere una grande squadra e questo mi fa piacere. Non siamo riusciti a chiuderla, abbiamo beccato la traversa con Cuadrado al 90esimo, abbiamo subito un annullamento di una rete a Morata, abbiamo sbagliato qualche gol semplice, uno sempre con Morata nel primo tempo su cross di Cuadrado, cioè insomma, di cosa vuoi parlare? Possiamo parlarne finché vogliamo, però alla fine tutto quello che si può dire è che questa continua non è stata e boh, non so per quanto ancora non sarà la nostra competizione, anche nelle serate in cui sembra andare praticamente tutto bene, poi sbagliamo il gol a porta vuota con Chiesa e non voglio neanche star qua a ripercorrere a livello mentale la partita. Ero convinto, sicuro, deciso di vincerla. Nel momento esatto in cui gli hanno espulso l'altro giocatore, nel momento esatto in cui Chiesa ha fatto il secondo gol, l'inerzia era tutta nostra. Ma poi prendere due gol così, uno per un'ingenuità clamorosa di Demiral, una per un'ingenuità clamorosa su una punizione da lontanissimo, che questo ha detto vabbè, io la tiro perché così. È una maledizione, siamo maledetti, ragazzi. I coglioni li abbiamo tirati fuori, eh. A tratti, non per tutto il tempo, l'ennesima volta che regaliamo un tempo, non tutti, e anche all'ultimo secondo ormai abbiamo un'altra occasione per fare gol. Io penso che non si possa raccontare questa partita, non si possa descrivere. Sono amareggiato, sono tristissimo. So che per tanti, quando succedono queste cose, può sembrare una reazione esagerata. Sarà una reazione esagerata. Cosa vi devo dire? Però così fa un male. Fa più male così che con Leone l'anno scorso. Fa più male così che con l'Ajax l'anno prima. Anzi, c'era successo di uscire con una rimonta in realtà, ora che ci penso. Perché è successo l'anno prima ancora con Cristiano Ronaldo che ci fa gol all'ultimo secondo. Fa male di più questa però. Mi fa male di più questa perché c'erano veramente tutti i presupposti per farcela. Eri in casa tua col Porto, loro avevano un movimento, un'area al Bernabéu contro una squadra che vinceva la Champions League un anno sì e l'altro anche contro Cristiano Ronaldo. Fa male tanto quasi come l'eliminazione del Bayern quando avranno la spazzata. Quanti bei ricordi che vi sto sbloccando nella mente. È una merda. Il calcio è bellissimo, allo stesso tempo è una merda. Ho urlato,
ho gioito, ho pianto, sono arrabbiato e adesso sono qua sconsolato mentre capisco che è tutto finito. È tutto finito in Champions League. E farla finire così non era nei miei piani, non era nei piani di nessuno. Penso che farla finire così sia veramente triste, bruttissimo. Federico Chiesa, grandioso, monumentale. E anche Rabiot ha fatto una gran partita al di là del gol, che era stato secondo me anche il migliore in campo nel primo tempo. Poi non si è riusciti a uccidere la partita, non si è riusciti a essere cinici nel momento più importante. E soprattutto non prendere gol a 5 cazzo di minuti dalla fine, dopo una partita del genere su calcio di punizione. Voi come l'avete vissuta? Niente, seguiti là su Twitch? Oppure avete preferito rimanere tranquilli? Che se tranquilli questa sera non si può essere. Oh, piena fiducia ai ragazzi, eh. Io non supporto ai ragazzi. Cioè, mi sembra scontato dover dire una roba del genere. Ma so che ci saranno i Pirlo out, so che ci sarà la continua ricerca del colpevole, di voler a tutti i costi trovare qualcuno da mettere a rogo, da bruciare, da uccidere, da ghigliottinare. Per me no, per me no. Ci sono tanti punti di ripartenza per avere un futuro migliore. Un altro che ha fatto una partita monumentale è stato Arthur. Ed è veramente un peccato perché queste serate sono magiche, possono diventare super fantastiche, così come possono appunto diventare una merda unica. Stasera è una merda unica. Stasera è veramente una merda unica. Assume ancora più significato, scusatemi, adesso la Serie A, dove non bisogna mollare nemmeno un millimetro, nemmeno un centimetro, dove l'Inter è super proiettata verso lo scudetto e dove noi questa sera siamo amareggiati per una competizione che non vinciamo da 25 anni. Loro 10 anni che non vincono lo scudetto, vorranno vincere lo scudetto quest'anno. E voglio assolutamente, dato che addirittura la penultima giornata si gioca Juventus-Inter, voglio assolutamente investire tutte le mie energie fisiche e mentali, e spero che, e credo che la Juventus farà la stessa cosa, nella rincorsa, nella rimontata verso lo scudetto. E questo si traduce in: la Juve non può più permettersi di perdere nemmeno un punto per strada. Le voglio vincere tutte. Non c'è più la Champions League. Dobbiamo giocare solo in Serie A. La finale di Coppa Italia sarà a maggio. Abbiamo una sola competizione come l'Inter e se vogliamo vincere lo scudetto, cosa che ritengo molto complicata, dobbiamo vincere tutte le partite e sperare che gli altri non vincano tutte le partite e batterli nello scontro diretto. Io mi devo aggrappare a questa cosa per ripartire, al fatto che è complicato, ma si può fare per non buttare, tra virgolette, una stagione che era sì di ripartenza, era sì una stagione dove dovevi mettere dei punti per il futuro, però un'uscita così amara dalla Champions e uno scudetto che non ti vai a giocare fino all'ultima giornata sarebbe fin troppo da digerire. Chiudo dicendo una cosa banale, scontata, ma che in questi casi, in questi momenti, va sempre sottolineata. Forza Juventus.